saluto in coro Proprio da stasera. ballerini questo Un saluto, sincronismo sincronizzati. proprio fantastico. Come Ciao a state? Ciao, tutti. ciao, ciao, ciao. Noi non vedevamo l'ora di salutarvi di nuovo su questa radio. Paradisiaca, Ecco, lo che diciamo sa di sempre, cielo. esatto. Ciao anche a Don che si ascolta e Al nostro ci carissimo accoglie. Don, ti abbracciamo sempre anche se siamo lontanissimi. Allora, raccontateci un po', noi siamo curiosi, quest'anno siamo proprio curiosi di chiedervi di tutto. Che Decisamente. avete fatto per la festività dei Santi, che è stata, ecco, una settimana fa? Come avete festeggiato in famiglia, con gli amici? Sì, Che avete sapete che. mangiato? Soprattutto andiamo sempre a parare là. Sapete che potete raccontarci sempre tutto sulle nostre pagine social, su Facebook e Instagram. Sentitevi liberi di mandarci messaggi, di commentarci i post, quello che desiderate, perché è una sorta di comunione anche quella, no? Esatto. Ecco, e poi in particolare stiamo rinnovando veramente alla grande le nostre pagine social e soprattutto i nostri contenuti. Non so se qualcuno di voi ha già notato che stanno uscendo piano piano delle rubriche particolari che raccontano un po' di noi, di quello che facciamo, no? Avrete sicuramente visto la nostra dolcissima Valentina, per esempio, delle nostre ragazze che ci presentava un po' la lezione di danza e così i collaboratori, Bellissima. insomma, No, non vi diciamo tutto, perché qualcosa deve andate a ancora arrivare. Andate a guardare. guardare, mi raccomando, seguite le nostre pagine, mettete mi piace, commentate, fate quello che volete. Allora, per questa puntata di oggi, non vi svegliamo il tema ancora. No, un po' di suspense. Però vi promettiamo che sarà una bellissima puntata. Assolutamente, bomba. Prima di cominciare, però, facciamo un bel canto di invocazione per cominciare bene bene. Per entrare in preghiera e nel silenzio. Buona preghiera. Consolatore, scendi.
Eccoci qua. Adesso siamo entrati in preghiera. E come vi chiedevo prima, cosa avete fatto per la festività dei Santi? Perché tante volte ci scordiamo che è proprio una festa, direi una delle più importanti per noi cristiani, perché non dimentichiamoci che i Santi sono la nostra guida, il nostro esempio di vita, sono quello che noi vogliamo arrivare ad essere. E quindi, ecco, volevamo sapere cosa fate voi per questo giorno, cosa avete fatto. Noi, per esempio, quest'anno abbiamo avuto una bellissima iniziativa a scuola di danza nella nostra sede qua di Palestrina, la Holy Dance di Palestrina. Eccoci qui a mio fianco Elisabetta, la docente di classico, che, ecco, raccontaci un po' cosa ti è venuto in mente. Allora, cosa mi è venuto in mente? Innanzitutto, perché, no? Ecco. Allora, ho visto, guardandone nelle altre pagine social di ballerine, di ragazzi, che tante persone mettevano foto in sala di danza travestite da, non so, da vampiro, da zombie, da zucca, da strega, cose orripilanti. E allora ho pensato, no? Mi è venuta proprio una cosa da dentro, quasi, non dico di rabbia, però ho detto, ma perché quello del piano di sotto si deve fare così tanta pubblicità, eh? E deve attrarre così tanti giovani, quando invece la cosa importante di questa festività, cioè è il giorno dopo, cioè il primo novembre, è la festa dei Santi, sono i Santi che hanno veramente la più grande importanza. Ho detto, allora perché noi non facciamo pubblicità ai nostri santi e no a quelle creature orribili, no? E allora ho cominciato a pensare, ecco, allora forse potremmo magari travestirci anche noi, ecco. Ecco, e allora cosa hai proposto a questo gruppo di ragazze? Allora, ho proposto al gruppo delle adolescenti se volevano fare appunto un lavoro sui santi, molto semplice. Ognuno avrebbe scelto un santo che conosceva, un santo che le colpiva per qualunque motivo, non lo so, per la sua conversione o per la sua storia, insomma, a scelta libera. E poi ognuna di loro si sarebbe dovuta travestire appunto, e quindi cercare tutto l'abbigliamento, gli oggetti, da quel santo o santa, no? Ma la cosa bella, che è stata poi bella anche dopo nella condivisione, è stato condividere il motivo per il quale ognuna di loro avesse scelto quel santo, e quindi la cosa che più la colpiva di quel santo. Aspetta, aspetta, non andate troppo in là, che già ti vedo che vuoi raccontare la fine. Vai. Prima della fine dimmi, ma queste ragazze, perché sì, hai detto che sono adolescenti, stupende, quando tu l'hai detto sta cosa, come l'hanno accolta? Come ti hanno risposto loro? Ecco, allora io ero un po' timorosa, perché dicevo, oddio, mamma mia, adesso queste ragazze mi diranno, senti, ma vestitici tu da suora, da santo, da quello che ti pare. E invece, cioè, sono rimasta sorpresa, perché loro hanno accolto la mia proposta veramente con entusiasmo. E ho notato questo entusiasmo anche nella ricercatezza degli abiti che hanno trovato, no? Infatti, cioè, scusami se ti interrompo, ho visto qualche foto, hanno cercato proprio al dettaglio. Assolutamente, ma era proprio che anche io mi sono vestita nel mio piccolo, ma io direi, ero nulla, ragazzi, in confronto a loro. Il mio vestitino proprio perdeva proprio di scena, diciamo. Sono state bravissime, e ecco, questo è stato bellissimo, poi condividere con loro, vedere cosa colpisce una ragazza, no? Riguardo ad un santo, riguardo alla sua storia. Quali santi hanno scelto? Allora, ve ne dico qualcuno. Hanno scelto, per esempio, Santa Rita da Cascia, Santa Lucia, e l'Arcangelo Gabriele. E ragazzi, ma delle cose, delle bombe, mi hanno detto.
Cioè, posso dire qualcosa, posso Vai, fare qualche vai, allora citazione? vai, vai, vai. Cosa ti è colpita a te, Allora, ecco? per esempio, una cosa bellissima, una ragazza appunto ha voluto vestirsi, diciamo, da Arcangelo Gabriele, e il motivo per il quale aveva scelto questo è, lei ha detto che l'Arcangelo Gabriele è stato il portatore della notizia che ha cambiato il mondo, no? Wow. Dico, wow, già questo, ragazzi, è una cosa veramente potente. Ma poi lei ha detto: anche io voglio essere portatrice di una così buona notizia per gli altri. Cioè, ragazzi, io a me mi sono venuti i brividi. Ce l'ho io Io, adesso. cioè, perché questa ha un contenuto teologico, spirituale, una cosa che forse ne nemmeno lei se ne rende ancora conto, no? Ma è una cosa veramente fortissima. È quello a cui siamo chiamati noi. Ed è bellissimo vedere come queste ragazze, non solo ragazze, bambini, anche gli adulti, non solo vengono a danza per fare la tecnica, per studiare, no? Ma come il percorso che facciamo le cambia nel cuore, no? Come veramente le avvicina a Dio. Bene, Ecco, bellissimo, bello, sì, bellissimo è stato racconto. bellissimo veramente, e ecco, vorrei condividervi tutto, ma non vi posso raccontare tutto, qua mi dicono che abbiamo i tempi stretti. Lo dici te che c'è il cronometro. Ok, allora, ecco, dopo questo bel racconto, dobbiamo cominciare con il Con il tema di tema oggi. che appunto si mette proprio benissimo all'interno di questa festività dei santi, no? Eh sì, direi di sì. Ecco, oggi è un altro dei nostri pilastri della carta di fondazione della scuola, che è l'obbedienza. Esatto, e i santi ci agganciamo, no? Guarda caso che è capitato nel mese dei santi. Guarda caso, che il santo è l'obbediente, no? Per eccellenza, colui che ha saputo obbedire alla volontà di Dio nella sua vita, no? È colui che è riuscito ad essere obbediente all'amore che Dio gli dava, ma anche che gli chiedeva. E quindi adesso vi lasciamo alla catechesi della nostra cara Maria Franca, che è la docente della sede di Putignano, che ci introdurrà un po' appunto a questo tema. E basta, vi lasciamo alle sue parole. Ascoltiamola. Ciao a tutti, sono Maria Franca Paolillo e sono la docente della Holy Dance presso la sede di Putignano in provincia di Bari. Sono anche moglie e mamma di due bellissime bambine. E sono inoltre educatrice presso gli istituti superiori, quindi accompagno i ragazzi diversabili che mi si affidano all'interno del percorso scolastico che loro hanno scelto. Oggi sono qui con voi per parlarvi del sesto pilastro della nostra carta di fondazione, che è l'obbedienza. Inizio questa breve catechesi da una parola che mi ha suscitato il Signore per questo intervento, ed è: pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Il capitolo 5 della lettera degli Ebrei. Da questa parola possiamo vedere che Gesù ha obbedito a suo padre. La prima cosa che ci fa strano è proprio quella che Gesù, pur essendo Dio, l'Onnipotente, ha dovuto comunque sempre obbedire a qualcun altro. E questo qualcun altro è proprio Dio Padre. Il nostro retaggio culturale ci ha portati però a pensare al termine obbedienza in modo negativo, ed è per questo che ci stona il sentir parlare di obbedienza da parte di Dio. Diciamola tutta, obbedire non piace a nessuno, non ci è mai piaciuto. Sin da piccoli ci siamo ribellati alle regole che i nostri genitori ci davano. Obbedire è una parola che ci mette sempre un po' in soggezione, perché ci pone in una condizione di sottomissione in cui non ci sentiamo liberi. Quindi non ci piace questo termine, perché gli abbiamo attribuito appunto un significato di sottomissione e servizio forzato, come per esempio possiamo pensare al cane che deve obbedire ai comandi del suo padrone.
Vediamo il termine obbedire in questo determinato modo perché non conosciamo però il suo vero significato o comunque nel tempo è stato modificato. Il termine obbedire deriva dal latino. Facciamo un po' di conoscenza del latino. Latino ob, che significa dinanzi, e dal termine audere, il verbo audere, che significa ascoltare. Quindi letteralmente significa ascoltare chi sta dinanzi. In altri termini, obbedire significa prestare ascolto. E chi è che ascolta? Chi ama? La persona innamorata potrebbe ascoltare il suo amato per tantissime ore senza annoiarsi. Si mette in ascolto e farebbe di tutto per lui. Io ricordo quando ero nei primi tempi in cui ero innamorata persa del mio attuale marito e lo ascoltavo per ore e non mi stancavo mai. Adesso è un po' diverso, però. Ecco, la persona proprio innamorata, pazza d'amore, è quella persona che si mette in ascolto. Il Signore ci dice: ascolta Israele, amerai il Signore con tutto il cuore, la mente, le forze, e amerai il prossimo come te stesso. E poi ancora ci dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Giovanni 14, 15. Quindi l'amore verso Dio produce ascolto, obbedienza alle sue leggi. Obbedire in questo caso non ha più un senso dispregiativo, ma è proprio quello di ascoltare con amore. Filiale il padre, ascoltare l'amato che è Gesù, il figlio, ascoltare l'amore che è lo Spirito Santo. Ecco che allora questo termine ha tutto un altro sapore, ecco che l'obbedienza anche nella nostra carta di fondazione ha questa proprio questa sfaccettatura. Poniamo quindi al centro della nostra associazione l'ascolto. Sì, l'ascolto della volontà di Dio in noi, nelle nostre vite e all'interno del progetto. Per imitazione della Trinità, siamo comunioni di persone che tentano di cercare di compiere la volontà di Dio insieme. Siamo una comunità di fratelli e sorelle con una diversità di ruoli, ma con lo stesso obiettivo e la stessa passione. L'obbedienza quindi diventa garanzia di libertà da se stessi, per non essere padroni, ma amministratori di ciò che Lui pone nelle nostre mani. Come Cristo si è fatto obbediente fino alla morte di croce, Filippesi capitolo 2, versetto 8, anche noi siamo chiamati a seguirlo all'interno di un progetto, il progetto della nostra vita. I comandamenti diventano quindi mediazione della volontà del Signore e un punto di avvio da cui partire ogni giorno verso quella santità che Dio vuole per ognuno di noi, quella piena realizzazione personale che ci permette di essere veramente liberi. La libertà consiste proprio nello scegliere chi obbedire. Dalla lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 16, il Signore ci dice: se vi mettete al servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale servite, sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Tale obbedienza però naturalmente esige il riconoscersi figli di Dio, Padre, che vuole il meglio per noi, desidera la nostra vera gioia. Ne siamo convinti? Ecco che ci viene incontro di nuovo la parola da Matteo. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliene domandano. Quindi lui vuole soltanto il bene da noi, sempre. Infatti a Gesù, che ha sempre fatto la sua volontà, il Padre, Dio Padre, gli ha dato potere su ogni cosa. Quindi occorre come obiettivo avere una sola volontà, l'obbedienza ricolma di gioia, anche e soprattutto nelle tappe dolorose. Ciò esige attesa, umiltà e carità. Tutto questo non si fa senza però una preghiera intima e di amicizia con Dio.
In ogni nostra circostanza, quindi, possiamo chiedere il dono dello Spirito Santo che ci aiuta a discernere la volontà divina per procedere al meglio. Infatti è lo Spirito Santo che ci parla attraverso la parola, attraverso le persone che fanno parte della nostra vita e gli avvenimenti che si susseguono. Spesso ci rendiamo conto di aver seguito, per esempio, la strada giusta e di aver quindi obbedito alla sua volontà soltanto dopo essere trascorso tanto tempo. Avvengono tante cose, spesso sono eventi dolorosi, ma seguendo la sua volontà, quindi obbediendoli, seppur senza comprendere e capire perché ci sta chiedendo questo, con estrema forzatura, quindi alla nostra volontà personale, ne siamo usciti sereni, colmi di gratitudini e gratitudine. L'ingorgo, la matassa si è sciolta e tocchiamo con mano la bellezza e la bontà del cuore di Dio. Infatti, ciò che Dio desidera da noi è solo bene. Il Signore ci vuole liberi dalle catene del maligno, affinché possiamo vivere pienamente la nostra vita e senza obbedienza al Signore, che è il nostro Creatore, colui che ci ha fatto a sua somiglianza. Non possiamo vivere liberamente, saremo schiavi continuamente di qualsiasi cosa. Saremo in preda appunto al maligno, che ci incatena. Invece obbedire a Dio ci permette di librarci, ci rende liberi. Per quello ci rende liberi proprio per quello per cui siamo nati. Lui ci ha creati bellissimi, nella pace, per la libertà e per la bellezza. Solo seguendolo, anche se questo appunto comporta tanti sacrifici, giungiamo alla verità sulla nostra vita, alla pace, alla gioia piena. In questo percorso appunto c'è la difficoltà nel discernere la sua volontà da quella che è del maligno o quella che crediamo sia e invece non è, dai nostri desideri. Il silenzio e la preghiera incessante sono quindi fondamentali per comprendere. Se non ci mettiamo in vero dialogo con il Signore non potremo mai capire cosa ci vuol dire. Viene la stessa identica cosa che succede quando parliamo con una persona, ma al posto di ascoltarla pensiamo ai nostri desideri, pensiamo già a ciò che vorremmo rispondere dopo, senza quindi ascoltare realmente le sue necessità e richieste, le sue opinioni. Quindi, per concludere, possiamo dire che dobbiamo riappropriarci dell'autentico significato del termine obbedire per migliorare il nostro rapporto con Dio e con gli altri. Cerchiamo quindi l'obbedienza, perché senza di essa la nostra volontà rimane sovrapposta alla volontà di Dio e questo impedisce la grazia di passare nelle nostre vite e di realizzare il meglio per noi. Obbedire comporta quindi accettare la sua volontà a priori, anche se a volte non la comprendiamo, come è avvenuto per Maria, che non ha compreso la Madonna, non ha compreso tutto quello che il Signore le aveva detto all'inizio attraverso l'angelo Gabriele. Non aveva compreso tutto del progetto divino su di lei e sul mondo intero, ma si è fatta serva del Signore, meditando sempre nel suo cuore ogni cosa che avveniva e compiendo realmente la sua volontà. In questa scelta di obbedienza a Dio però non siamo da soli, c'è lo Spirito Santo che viene in nostro soccorso. Chiediamo quindi a Lui la grazia del coraggio di seguire Gesù e quando non lo facciamo chiediamo perdono. Lui è buono e misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore e ci perdona sempre. Desidero ora concludere questa mia riflessione con un'altra parola presa dal Deuteronomio, il capitolo 5, versetto 33, che ci esorta a seguirlo in toto, sia nella nostra vita privata che lavorativa, nella vita familiare e associativa. E dice questo: camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore ci ha prescritto, perché viviate e siate felici. Con questo invito alla felicità vi abbraccio virtualmente, rimanete in ascolto del programma con i nostri amici della Holy Dance, ma soprattutto rimanete in obbedienza, in ascolto di ciò che Dio desidera per voi. Ciao a tutti! Eccomi, Signor, vengo a te, mio Re, che si compia in me la tua volontà.
Grazie Maria Franca, grazie veramente di cuore per queste due parole. E c'è da dire che l'obbedienza è un argomento veramente molto complesso, molto profondo, per un cristiano molto importante, perché noi ci concentriamo sempre solo sull'obbedienza a Dio, no? Allora Dio mi dice di fare questo e lo devo fare, se no mi fulmina, no? C'abbiamo ancora questa concezione, no? Invece Dio, no, ci chiede l'obbedienza anche tramite le altre persone, tramite la storia che stiamo vivendo, tramite quell'evento in particolare, no? Sì, penso che la difficoltà sta nell'interpretare quando ci chiede e come ci chiede di essere obbedienti. Esatto. Quindi è sicuramente un argomento molto, molto complesso, ecco. Ma passiamo adesso al nostro prossimo step. Sì, è il nostro prossimo invitato, la prima testimonianza di oggi, il nostro carissimo Luigi. Lui viene dalla Calabria, non si nota appena. No, accento non si sente per niente, che è calabrese. È il marito di una delle nostre docenti della scuola di Roma. Gli vogliamo tanto bene, anche aggiungerei. Tesoriere dell'associazione. Assolutamente sì, Luigi è una di quelle persone che sta dietro le quinte. Tu non lo vedi mai, ma stai sicuro che se lui non c'è qualcosa manca, che lui sta sempre lì e sostiene se non tutto quasi. Ecco, è una di quelle persone... Basta con i complimenti su Luigi, poi per tutti questi complimenti ne riparliamo in privato. Vai Luigi, raccontaci un po' la tua sull'obbedienza. Grazie carissimi conduttori, un saluto affettuoso ai nostri radioascoltatori. Mi presento, sono Luigi e faccio parte dell'associazione Olidense ormai da 7 anni. Ricopro attualmente l'incarico di tesoriere, cioè colui che si occupa di far quadrare i conti nei bilanci, né più né meno. Stasera vi ruberò qualche minuto per parlarvi di una tematica che è presente nella nostra carta di fondazione ed è una tematica con la quale ci si confronta, soprattutto ci si scontra durante l'adolescenza. Ed è un tema che interessa due nostri sensi, l'udito e il gusto. Questa parola è l'obbedienza. Nella carta di fondazione viene menzionata ed essa è garanzia di libertà. Infatti, imparare ad ascoltare l'altro che ti è accanto, tuo fratello, l'amico con il quale fai una passeggiata, la persona che sta a casa con te, ti porta ad imparare ad ascoltare l'altro con la maiuscola, soprattutto in una vita piena di rumori, fatta piena di impegni, di suoni. I soci che appartengono all'associazione sono invitati ad ascoltare, a mettere in frutto sia le parole di coloro che il Signore ha posto a capo dell'associazione per guidarla, che in questo caso è il nostro presidente e la fondatrice, sia dei soci nuovi che vengono e che si iscrivono alla nostra associazione. Infatti, nel compito che il Signore mi ha affidato all'interno dell'associazione, io devo sempre rendere conto del mio operato, soprattutto secondo le linee che il presidente mi indica nella gestione dei bilanci. E, in quanto è attraverso le persone guida, attraverso in questo caso il presidente, la fondatrice, che il Signore parla per il bene di tutta l'associazione, come fece infatti con Mosè per il bene del suo popolo. Alcune volte ci possono essere delle incomprensioni, delle vedute diverse su una determinata decisione, ma solo attraverso l'ascolto si può arrivare a un fine comune. In questi anni mi sono allenato ad ascoltare, perché il mio carattere un po' orgoglioso da buon calabrese mi portava sempre a puntare i piedi
Invece, l'ascoltare mi ha portato a fidarmi dell'altro e a dare il meglio di me, nel ruolo soprattutto che mi è stato fidato in questi ultimi anni, di mettere a frutto il talento che il Signore mi ha affidato. Quindi, a base dell'obbedienza c'è sempre una preghiera, la preghiera comunitaria, la preghiera che i soci sono invitati a fare sia in comune sia da soli a casa per i progetti dell'associazione. Ma l'obbedienza si scontra molte volte, spesso volte direi, con l'orgoglio. Dico col mio orgoglio perché mi sono dovuto scontrare con questo, ma attraverso la capacità di poter essere umili, la capacità di rendersi umili con l'ascolto, riesci anche ad obbedire alle parole dell'altro. Quindi i soci sono invitati ad ascoltare, a essere umili sia nel servizio, sia nell'ascoltare, le parole di coloro che guidano l'associazione. Con queste brevissime parole vi ringrazio l'attenzione e vi saluto. Un abbraccio. In mezzo al mondo, mezzo agli uomini, ho dato il mio agli occhi miei, sono in silenzio davanti al re dei re e mi regalerò. Che bello, grazie Luigi. È bello il discorso che fai sull'ascolto, no? Perché pensiamo che obbedire sia solo fare quello che ci dicono, senza ascoltare attivamente anche, no? Ed è bello che si obbedisca anche all'altro, ascoltando, no? Che senza ascolto, non c'è relazione, quindi non c'è nemmeno obbedienza. Grazie veramente per questo spunto. Adesso passiamo a un'altra testimonianza, in questo caso è di una delle nostre ragazze, sempre della sede di Palestrina. Lei si chiama Chiara e ecco, ci dirà il suo punto di vista, la sua esperienza Esatto. sull'obbedienza.
dentro la scuola e fuori. E fuori anche nella vita di tutti i giorni. Vai, Chiara! Gli Alfa Amicizia dicono. Sono Chiara, ho 20 anni, sono al primo anno di università e sono nella Holy Dance da 9 anni. Questa sera parlerò dell'obbedienza e inizio col dire che per me non è assolutamente una tematica facile da affrontare, in quanto l'obbedienza richiede molto impegno e comprensione. Con questo voglio dire che appunto nella vita di tutti i giorni ci viene richiesto di essere obbedienti, nel lavoro, a casa e specialmente nella fede. Ma almeno per me, lì per lì, quando appunto mi viene chiesto di essere obbediente, ho come la percezione che questo vada ad ostacolare in qualche modo la mia libertà, mi limiti in un certo senso. E lì per lì appunto mi sale appunto questa rabbia. E mi accorgo solo dopo che quella che per me è sembrata una limitazione in realtà non andava altro che a mio favore. E questo lo vivo nella vita di tutti i giorni, ma specialmente nella fede, perché comunque Dio molte volte ci chiede di essere obbedienti e molte volte a me è risultato difficile. Pensavo che mi stesse impedendo di fare qualcosa, mi stesse limitando, ma in realtà cioè, Dio comunque ci ama e quindi vuole solo il meglio per noi, però io almeno per la maggior parte delle volte l'ho capito solo dopo, però questo mi ha portato poi a essere, diciamo, felice, sollevata, perché so che c'è Lui che pensa a me e quindi l'obbedienza che ho nei suoi confronti va solo a mio favore se appunto lo ascolto. E questa obbedienza, che come dicevo prima, la troviamo nella vita di tutti i giorni, ovviamente, e io la ritrovo anche nell'Holy Dance, e anche proprio perché in un gruppo l'obbedienza è fondamentale. E quindi io devo dire che vedo da parte di ognuno di noi proprio il desiderio di essere obbedienti. Comunque vedo molto impegno nel cercare di esserlo, almeno per quel che possiamo comunque. E sono infatti davvero felice del mio gruppo perché vedo proprio questa comunione, appunto il bene, anche proprio lo vedo il bene che c'è nel nostro gruppo, e questo sicuramente è dovuto anche appunto dall'obbedienza che cerchiamo di avere. E grazie a tutti, spero che questa testimonianza vi sia stata utile e buona serata. Bene, 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 grazie Chiara. Adesso, senza alcun indugio, passiamo la parola ai nostri bambini. Ascoltiamo il loro punto di vista. Il piccolo punto di vista! Livia, che cosa significa essere obbedienti secondo te? Dare ascolto alla mamma e ascoltarla quando mi dice di sistemare i libri, di aiutarla. Elisa, cosa significa essere obbedienti per te? Secondo me essere obbedienti significa ascoltare un adulto. Livia, nella tua giornata a chi obbedisci di solito? A mamma e a papà. Davide, nella tua giornata a chi obbedisci di solito? A papà, a mamma, alle maestre e al mister di calcio. Livia, hai mai obbedito a Gesù? Sì, Quando? quando sono brava e faccio la cosa giusta, sento che obbedisco a Gesù. Davide, hai mai obbedito a Gesù? E quando? Quando un mio amico si fa male o piange, lo aiuto e gioca con me. Elisa, hai mai obbedito a Gesù? E quando? Io ho obbedito a Gesù quando sono andata a messa e mi sono confessata perché ne avevo il bisogno. Restate 2015, estate 2015, restate con Gesù, restate con con Gesù Gesù. Salvatore, ti dono il mio cuore. Sveglia, suona la speranza. Scendo, mangio, radio, a palla. Salgo, denti, doccia, barba. Sento, messa nella app. Scrivo, penso, canto, rappo, voce bassa. Prego un salmo, scelgo croce, niente, ansia, sole, mare.
grazie Dio. Se per sentirmi figo io ho bisogno del Mac, non mi godo la natura perché vivo in JPEG. Nonostante i miei peccati potrò sempre convertirmi, il regista è il buon Dio. Ma the Big Bang Theory, il nemico con gli inganni compra anime a miliardi, dice sii felice te, tutti gli altri puoi anche usarli, non esiste bene e male, tutta invidia che hanno gli altri. Cosa dice invece Dio? I nemici devi amare. Oh Gesù Salvatore, ti dono il mio cuore. Questo testo lo mando alla radio, fra le note di questa canzone non è verde soltanto l'invidia che divora la società, ma di verde c'è la speranza, piccolo trucco per la santità. Salva il mondo e la sua angoscia, mani, buchi, credi, tocca, monte, pani, perla, folla, prega, credi, ora, mangia, sale, luce, tralci, taglia, chilo, sceglie, non si sbaglia, basta, vita, soli, taria, se lo perdi, manca l'aria. Sono stato perdonato, finalmente l'ho capito, e adesso dico che il peccato non è più il mio tipo mito. Mi salverai dalla croce, mi hai colpito, invece di colpire io non alzo neanche un dito. Con i risparmi non mi compro la Porsche, che per andare in paradiso basta solo l'amore. Che sono tristi anche se dicono di no, sembra morti da tre giorni senza fiori ed onore. Oh Gesù Salvatore, ti dono il mio cuore. Questo testo lo mando alla radio, fra le note di questa canzone non è verde soltanto l'invidia che divora la società, ma di verde c'è la speranza, piccolo trucco per la santità. Nasci, cresci, sole, palma, poi la noia, tutto spalma, menti, fumi, roba, fiera, non arrivi alla sera. Non risolvi niente se stai solo alla finestra, ma che nasce originale se poi muori fotocopia. Hai visto questo nuovo regalino della mamma, 50 Ave Marie, la tua arma di battaglia, vieni insieme a noi in parrocchia, che è una gioia assicurata. C'è il prete, mette i dischi e la strada è più dorata, col lirio un po' speciale, la vista ritrovata. Apri gli occhi, non è un sogno, è parola rivelata. Ogni vizio è una condanna, per amore lui lo ammazza. Buio, nero, terre, moto, che silenzio, Cristo è morto, mal sepolcro, tutto cambia, via la pietra, luce bianca, entro, vuoto, telia, terra, morte, vinta, Gesù salva. Oh Gesù Salvatore, ti dono il mio cuore. Questo testo lo mando alla radio, fra le note di questa canzone non è verde soltanto l'invidia che divora la società, ma di verde c'è la speranza, piccolo trucco per la santità. Oh Gesù Salvatore, ti dono il mio cuore. Questo testo lo mando alla radio, fra le note di questa canzone non è verde soltanto l'invidia che divora la società, ma di verde c'è la speranza, piccolo trucco per la santità. Ma quanto sono belli questi bambini, mamma mia! Grazie, grazie piccolini nostri, grazie alle vostre mamme che portano, ci aiutano a portare avanti questa parte della radio, e grazie al mister. Soprattutto. Adesso passiamo alla nostra rubrica Chiedi a Soranna, nella quale voi, attraverso le nostre pagine social, siete i protagonisti. Salve a tutti, rispondo a Federica che mi chiede cosa mi rende felice. Beh, sicuramente chi mi rende felice è Gesù. Cosa mi rende felice è la comunione dei cuori che si effettua nello stare in comunione con Lui, e quindi mettere nelle relazioni al centro Gesù. Poi rispondo alla parola della fede che mi chiede a quale congregazione, di quale congregazione sono, e sono delle suore operaie della Santa Casa di Nazareth, e noi ci occupiamo del sociale e quindi lavoriamo l'evangelizzazione che passa attraverso la condivisione delle fatiche che comunque comporta stare nel mondo del lavoro. Salve a tutti di nuovo. Grazie, grazie Soranna del tuo intervento, grazie a tutti quanti per le vostre domande e per la vostra partecipazione sui nostri canali social, per i vostri like, per le vostre condivisioni, tutto quello che fate, perché
per noi è davvero importante e vi vogliamo tanto bene. Assolutamente sì, un bene infinito. Purtroppo dobbiamo cominciare a salutarci. Aspetta, per oggi. Aspetta, prima di salutarci continuiamo a raccontare un po' alcune cose. Allora, innanzitutto volevamo raccontarvi che ci stiamo muovendo in vari progetti sociali con la Holy Dance. Ovviamente noi siamo un'associazione di promozione sociale, quindi come sempre ne facciamo tantissimi. Abbiamo stilato un bel piano con tantissimi progetti, come andare a visitare, a fare la visita nelle carceri, negli ospedali, adozione a distanza, insomma tanti tantissimi progetti stupendi che porteremo a termine durante tutto l'anno con l'aiuto dei nostri bambini, dei nostri ragazzi e dei nostri grandi, ovviamente. Certo. Ecco, inoltre dalla prossima puntata vi cominciamo ad annunciare che ci saranno delle novità. Delle novità! Assolutamente, le potrete conoscere e potrete partecipare appunto solo seguendoci sulle nostre pagine social. Vai! Sì, allora, adesso la rubrica Chiedi a Soranna si sta allungando e quindi puoi chiedere a chiunque di noi, perché ecco, è da un anno quasi che siamo in comunione con questa radio e quindi ci conoscete molto di più adesso, quindi se c'è qualche curiosità su uno di noi che ha fatto una testimonianza, una catechesi, chiedete. Un collaboratore, un ragazzo, poi comunque se ci seguite sulle nostre pagine social noi metteremo delle storie, dei post, insomma, in cui vi spiegheremo come poter fare e insomma saremo aperti a ricevere le vostre domande, le vostre curiosità, anche perché adesso appunto ci state cominciando a conoscere con le nostre rubriche, quindi ecco, vai, vi aggiorneremo e noi siamo qui per rispondere. Esatto. Vi ricordiamo inoltre che stiamo continuando a preparare, a rinnovare lo spettacolo di evangelizzazione di Esther e insomma quando avremo la data precisa, informazioni più precise, perché sappiamo tutti che con il Covid è tutto un po' incerto. È difficile programmare a lungo termine. Esatto, però sì. Noi stiamo lavorando durissimo per portare avanti un bellissimo spettacolo. Assolutamente. E quindi vi aggiorneremo anche su questo. Ecco. Adesso però siamo arrivati veramente ai saluti finali, purtroppo. Che davvero? Sì, purtroppo sì. Ok. Allora vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi questa sera. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato per le catechesi, per le testimonianze, ma anche coloro che stanno dietro all'organizzazione, no? Ricordiamo un po' la nostra equip di cui fanno parte anche Rita e Benedetta. E, grazie. Grazie. Ringraziamo. Ringraziamo anche Don Roberto Fischer per la sua ospitalità, come sempre in questa meravigliosa radio che noi ci sentiamo come a casa. Esattamente. Allora vi mandiamo un abbraccio fortissimo e ci sentiamo tra qualche settimana. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Ciao ciao.